La legge italiana prevede che siano esenti dal pagamento dell'ICI non solo le chiese e gli oratori, ma anche le attività commerciali gestite dagli enti religiosi. Ci hanno detto che non era vero, che erano tutte bugie. Vediamo chi ha ragione. Il consigliere radicale Marco Cappato ha ottenuto dal Comune di Milano l'elenco degli immobili esenti ICI. Ad esempio, la Casa del Clero, in pieno centro di Milano, subito dietro il Teatro La Scala, dovrebbe essere riservata all'ospitalità esclusivamente dei sacerdoti. Sono andato a verificare di persona. Guardate un po'. Allora. Salve. Cercavo la portineria, perché... Ah, di qua. Devo chiedere so, chieda l'informazione. Chieda l'informazione. Grazie mille. No. Bel patio, un bel cortile, le case, tutto molto bello. Salve. Salve sorella. Un'informazione. Io sono qua da lunedì per lavoro, per la fiera, qualche cosa. Devo venire qua a lavorare 3-4 giorni. Volevo sapere se c'era per caso una camera a disposizione che potevo prendere in affitto. Quando? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Se c'è ancora. Grazie. Grazie. Eccoci. No, ho capito, scusi. Quale data? Allora, da lunedì 5 settembre, partenza venerdì 9 settembre, quindi sarebbero 1, 2, 3, 4 notti. 9? Sì. E per quante persone? Una persona. Una persona. C'è possibilità? Sì. Quanto viene, signora, sua sorella, alla stanza? La singola è 50. 50, col bagno in camera, tutto sì, quanto. Sì, e sì. Qua dentro, no? Dentro il complesso? Sì. Ok. Faccio vedere, quali sarebbero queste qua, sorella? No, no, è il fondo. Ah. C'è un tre piani. Ah, posso vederlo, giusto per curiosità? Com'è stata questa estate? C'è stata tanta gente, è venuta? Adesso ancora pochi, però... Quando è il periodo maggiore di arrivo? È marzo, aprile, maggio. Sì? Ma perché vengono i sacerdoti oppure perché no, passa no, gente? Gente. Turisti, gente. Cose che vengono per sì, qua? Sì, da Australia, Canada, ah. Stati Uniti. Ah, c'è un circuito proprio sì. Internazionale? Sì. Si è saputo, insomma. Per gli ospiti. Ah, ecco. Due, doppia, tripla e... quattro plan. Ah, arriva le cose tutto. Sì, ma è sì. Separato dagli altri, dai religiosi, oppure pure i religiosi dormono sì, qua? Sì, perché adesso abbiamo fatto questo per laici. Ah, ecco. Il secondo invece per il prete. Ah, al secondo piano. Se non abbiamo più qua, possiamo mettere lì. Certo. Le gente. Specialmente. Ah, nel caso fosse pieno qua per gli ospiti sì. E non ci sono i sacerdoti, facciamo là. Sì, io do a voi questo secondo perché è già pieno qua. Pieno in primo piano. Già tutti gli australiani, sì. I turisti sono arrivati. Ah, perfetto. Ok. Perfetto. Va bene, grazie sorella. Prego. Perfetto, no, molto carino. Prima tutto solo per prete. Ah. Però. Poi si è allargato. Sì. Hanno perché... aperto. Da quanti anni anche per gli ospiti? Per gli ospiti? Sì, non solo per i preti, da quanto tempo? Sono quasi 3 anni. 3 anni. Mm. Beh, vabbè. Ok. Perfetto. Grazie, arrivederci. Casa San Casa per il clero. Sì, per il clero, ma ci vogliamo pure noi. Vabbè, andremo a vedere come si sta, va?